L'assessore Ugo Bergamo dice che quelle dei giorni scorsi sono polemiche strumentali, entro fine mese il tram arriverà a Marghera. Sembra però una maledizione dopo le parole dell'assessore Fulmine, colpisce la linea del tram siluro rosso bloccato all'ora di pranzo a Mestre. Il cantiere navale resta senza strada d'accesso, succede a Quarto d'Altino, il sindaco promette entro un paio di settimane pronta una soluzione tampone. Zaia propone spot per convincere gli immigrati a restare nei propri paesi, qui non ne possiamo più accogliere. Maltempo, la pioggia flagella tutto il veneziano, al largo di Jesolo registrate due trombe d'aria marine. Incidente alle Zattere, vaporetto finisce contro taxi acqueo, tanta paura ma fortunatamente nessun ferito. Raffica di furti in provincia di Venezia, i ladri arraffano di tutto, dalle biciclette alle auto di grossa cilindrata. La Reier batte Reggio Emilia ma è una vittoria amara, la squadra di Markowski dice addio definitivamente al sogno playoff. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Venezia Mestre, siamo pronti a darvi tutte le informazioni di questa giornata caratterizzata dal maltempo e dalla pioggia, ne parleremo tra poco. Però parliamo di un fatto che è accaduto e che è legato alle forti perturbazioni che stanno interessando tutto il veneziano. Alle 13.30 sembra che un fulmine abbia colpito la linea elettrica del tram. Il siluro rosso si è bloccato, il servizio è rientrato in funzione solo alle 16.45. Di punto in bianco il sistema di sicurezza ha tolto l'approvvigionamento minimo di energia e così poco dopo l'ora di pranzo il tram non è stato più utilizzabile dalla cittadinanza. Si deve ancora stabilire l'esatta causa di questo stop, però sembra proprio che sia stato un fulmine che è andato a colpire le centraline che alimentano il tram. Sembra essere dunque una maledizione. Perché? Perché poco prima che accadesse questo incidente, l'assessore Bergamo aveva detto le polemiche dei giorni scorsi, quelle relative al fatto che il tram gratta sotto il sottopasso della stazione, sono strumentali e dentro fine mese il siluro rosso arriverà a Marghera. Allora andiamo a risentire Bergamo. Errori e ritardi nel progetto del tram a Marghera sono stati descritti in modo esagerato. Lo sostiene con coraggio l'assessore comunale alla mobilità, Ugo Bergamo, che ancora una volta promette tempi certi per l'entrata in funzione dell'opera. Non c'è stata mai nessuna difficoltà. Il caso montato su questo piccolo dislivello di 3 mm non ha mai creato un problema, tanto è vero che la Commissione di Sicurezza lo ha ritenuto assolutamente ininfluente sull'esercizio. Quindi la Commissione ha dato il via libera alle prove tecniche che si faranno nelle prossime due settimane e quindi contiamo per fine maggio di avere il tram in esercizio dell'intera tratta da Favaro fino a Marghera. Qualunque cosa accada, puntualizza l'assessore, ormai non dipende più da noi ma dalla commissione di sicurezza che deve stabilire i tempi del preesercizio. In ogni caso non ci aspettiamo sorprese. Settimana prossima, lunedì o martedì, verrà firmata dal direttore dei lavori la conclusione dei lavori, quindi l'opera è finita. Dopodiché i tempi sono quelli della Commissione di Sicurezza che doverosamente deve fare le sue prove e verificare che tutto sia conforme alle normative, ripetendo le prove che noi abbiamo fatto prima di questo appuntamento, che hanno dato esiti assolutamente positivi, quindi non rilevando nessuna criticità. Entro la fine del mese, dunque, prosegue Bergamo, potremo finalmente collegare idealmente Mestre e Marghera, che la presenza della ferrovia ha sempre impedito di far sentire un'unica città. Mentre a Venezia, dove è conclusa la posa delle rotaie e la realizzazione della linea elettrificata procede spedita, contiamo di arrivare tra pochi mesi. Il tram è già arrivato a Piazza di Roma trainato, quindi tutte le curvature, gli ingombri sono stati assolutamente congrui e quindi pensiamo che entro i mesi di luglio possa essere finita l'opera, primi di agosto, e poi in quel periodo fare, come adesso sta accadendo per Marghera, le prove tecniche e il preesercizio e quindi con la ripresa delle scuole, diciamo a fine settembre, al massimo poter avere l'opera in esercizio. Allora, cosa è successo? Ci sono degli aggiornamenti. Un albero è caduto in via San Donà e ha colpito
una sottostazione che governa la circolazione del siluro rosso. Tutti e 7 i tram che servono la città, quindi, all'1:30 si sono fermati. I passeggeri sconsolati hanno dovuto lasciare i rispettivi mezzi in attesa delle corse sostitutive predisposte da ACTV. Non senza polemiche, però, per presunte scarse comunicazioni sull'accaduto. Quindi nuovo disagio per quanto riguarda il tram. Adesso andiamo a Quarto d'Altino, dove un cantiere navale rimane senza strada d'accesso per una questione legata a un fallimento. Il sindaco annuncia una soluzione tampone a breve. Il cantiere navale restò senza strada d'accesso, costretto a far costruire quasi per intero i propri scafi a più di 400 km di distanza. Succede a Porte Grandi, sull'asta del fiume Sile, nel comune di Quarto d'Altino. L'impresa che costruisce pescherecci in vetroresina e yacht d'altura è rimasta tagliata fuori dai collegamenti stradali verso terra per colpa di un piano di riqualificazione urbanistica finito male con la società capocordata che ha portato i libri in tribunale. Il comune promette ora una soluzione tampone a breve. Come amministrazione ci siamo attivati per garantire che cosa? Garantire a chi fa impresa di poter continuare a svolgere la propria attività nel rispetto delle regole e quindi avere la possibilità di accesso dei mezzi e in questo senso a breve porteremo in consiglio comunale una proposta di accordo. Ecco invece come l'amministrazione ha intenzione di risolvere definitivamente l'impasse. In maniera definitiva probabilmente si risolveranno solamente quando il curatore potrà, avendo risolto i contenziosi, procedere alla vendita delle aree. Quando invece, avendo risolto questi contenziosi, potrà procedere con la vendita e subentrerà un nuovo soggetto, sono certa che anche lo sviluppo di quell'area potrà trovare una nuova dimensione. Adesso parliamo di città metropolitana. Il Partito Democratico si porta avanti, cambia logo e propone una bozza di statuto. Senza la ricetta pronta in tasca, ma con una proposta aperta da discutere. Il Partito Democratico di Venezia lancia la questione città metropolitana. Martedì il sindaco Orsoni ha convocato in provincia i primi cittadini per iniziare la discussione sul futuro assetto che dovrà darsi il territorio. Il PD si porta avanti intanto e cambia logo. Ma noi ovviamente nel momento in cui cambia non ci sono più le province, ma c'è la città metropolitana, il Partito Democratico Provinciale di Venezia diventa Partito Democratico Metropolitano. Ma questa è solo una questione appunto di logo, quindi solo di marchio, non è una questione di sostanza. La sostanza vera è che noi stiamo spingendo affinché si costruisca bene questo nuovo ente. Durante l'ultima riunione, quando ancora al governo c'era Monti, non si riuscì nemmeno ad approvare il regolamento dell'assemblea. La partita principale ora si gioca sullo statuto della città metropolitana. Che non vogliamo inizialmente dare una nostra impronta, ma vogliamo viceversa che dal basso arrivi una proposta che possa darci la possibilità di costruire questo nuovo ente che abbia come obiettivo quello di superare quelli che erano i problemi, le difficoltà legate dagli vecchi enti, che spesso e volentieri insomma, gli stessi cittadini si lamentano di avere pochi servizi e di pagare tante tasse. Quindi l'obiettivo di creare un nuovo ente assolutamente snello che abbia come obiettivo quello di migliorare i servizi pubblici locali. Parliamo di immigrazione, Zaia torna a parlare del problema e lancia una proposta. Facciamo degli spot per far capire ai migranti che qui non si sta affatto bene. Messaggi della televisione italiana agli stranieri che pensano di migrare nel nostro paese per raccontare loro la verità sulla situazione italiana. L'idea lanciata dal governatore veneto Luca Zaia, intervistato in mattinata da Radio 24. Io farei una pubblicità Progresso spiegando cosa sta accadendo in Italia, perché se lei sente l'idea, io ne conosco moltissimi immigrati che ti danno di quello che pensano dell'Italia, poi ne viene fuori uno spaccato che sembra che sia il riscatto sociale garantito. Non è così. Magari un bel sottopancia, un rullo che scorre quando ci sono le trasmissioni via parabola varrebbe la pena di farlo. Papa Francesco, riflette Zaia, ha lanciato un appello sul tema dell'immigrazione dicendo che ci vuole umanità. A me però far arrivare queste persone e poi abbandonarle al loro destino senza preoccuparsi di quello che sarà il loro futuro sembra tutt'altro che un comportamento umano. La verità innanzitutto è che non si possono continuare a illudere delle persone spesso disperate
sul fatto che in Italia ci sia il giardino dell'Eden, quindi noi mandiamo anche dei messaggi negativi. Pensi solo a che messaggi arrivano con le paraboliche nei paesi africani, nel Maghreb, in generale in tutti quei paesi dove noi mandiamo messaggi che abbiamo giochi a premi a tutte le ore, che è un divertimento continuo, invece forse i messaggi giusti da mandare è che qui si stenta a vivere lavorando e molti sono disoccupati. Andiamo a vedere il nostro TG Linea Aperta di questa settimana con l'aiuto della grafica amministrative. Ricordiamolo, 15 comuni al voto, cosa chiedete ai candidati? Potete sfogarvi. Dite la vostra con un sms al 340-3218-770 oppure una mail a venezia@reteveneta.it. La cronaca adesso, c'è stato un incidente nelle scorse ore alle Zattere. Un vaporetto a CTV è finito contro un taxi acqueo. Nessun ferito, ma un finestrone è andato in frantumi. A nulla è valsa la retromarcia del pilota CTV per evitare all'ultimo l'impatto con l'altro natante. Adesso altre notizie di cronaca dalla città e la provincia. L'allarme poco dopo le 8.30 di mattina al largo della costa jesolana. Una gigantesca tromba d'aria si era formata nel cielo a circa 2 km dalla spiaggia. Fortunatamente il tornado si è esaurito in pochi minuti senza toccare l'acqua e senza raggiungere la costa. Allarme negli stessi minuti anche dall'isola di Pellestrina. Negli anni scorsi fu un'estate da un fenomeno molto simile. Anche in questo caso, per fortuna, la tromba d'aria è passata senza creare danni. I ladri sono entrati in azione poco prima delle 3 di notte in una villetta isolata di via Contea, a Scorzè. Un buco nella serratura di una finestra sul retro al piano terra e sono penetrati nell'abitazione, i cui proprietari erano immersi nel sonno e non si sono accorti di nulla. Scaffali e cassetti messi a soquadro fino a trovare le chiavi dell'Audi A3 parcheggiata in garage. Poi sono fuggiti sull'auto rubata, portandosi via anche 90 euro in contanti e un televisore a schermo piatto. La coppia di coniugi si è accorta di essere stata derubata soltanto al risveglio al mattino successivo. Agli esasperati residenti di Maerne non farà piacere sapere che i razziatori di garage che infestano la zona da settimane sono tornati in azione. Colpito questa volta è un appassionato di ciclismo che abita in via Tommaseo. Attraverso la tecnica classica di forare la lamiera del portellone e poi aprirlo tirando la leva di emergenza senza fare il minimo rumore, rubate due bici da corsa di valore che si trovavano all'interno di un box interrato. Alcuni testimoni affermano di aver notato poco dopo le 5 di mattina un uomo che si allontanava in sella a una bicicletta trascinandone un'altra affiancata. È continuato a piovere tutto il giorno con una violenza tale da mettere in difficoltà le classiche strade che ogni acquazzone purtroppo vanno sotto. Problemi quindi si sono registrati in via Gatta e nelle zone di Porto Marghera, mentre allagamenti si sono anche verificati al cavalcavia di San Giuliano. Scantinati, allagati nel porto gruarese, dove verso le 13.30 si è scatenato un nubifragio accompagnato dalla grandine. Problemi anche nel territorio di Mira. Che tempo farà nelle prossime ore? Speriamo migliori. Comunque ce lo dice il nostro generale Giancarlo Iannicelli. Dopo il passaggio del sistema perturbato che ancora oggi ha provocato precipitazioni anche intense, dovremmo avere una pausa, iniziare già da stasera, da stanotte, con una nuvolosità a tratti ancora compatta, ma che tende poi a diventare variabile per domani, ripeto, ma con cielo in gran parte ancora coperto di nubi. Per domani non dovrebbero essere previste delle precipitazioni. Ulteriore miglioramento per domenica, quando avremo addirittura cielo sereno per gran parte della giornata, in serata potremo assistere a un aumento della copertura. Apertura del cielo. I venti sono dai quadranti settentrionali per domani, che poi si pongono dai quadranti meridionali invece per domenica. Le temperature 11-13 gradi le minime, le massime 16-17 gradi per domani e poi oltre 20 per domenica. Insomma, assistiamo ancora a questo ballo di giorni tipicamente primaverili o quasi estivi a giorni autunnali se non quasi invernali. Per finire la lotta adriatica che è previsto da Mosso, localmente molto mosso. Lo sport adesso con il basket, vittoria amara per la Reyer che batte Reggio Emilia, però non va ai playoff.
Anche la matematica ora dice che l'Umana Reyer non disputerà i playoff, ma gli Oro Granata escono comunque dal campo tra gli applausi del pubblico del Tagliercio per la vittoria contro i freschi campioni dell'Euro Challenge della Grissimon Reggio Emilia. Finisce 100-92 con una grande prestazione sotto canestro degli Oro Granata. Markowski non si nasconde, fallito l'obiettivo principale, però ho poco da ridire ai miei ragazzi. Il vantaggio per 40 minuti, penso che toccando pure più 16 la vittoria è più che meritata, 100 punti segnati e magari, adesso non sono sicuro, ma 120 punti di valutazione sono massimo stagionale. Unica cosa che penso che si poteva far meglio era la difesa nell'ultimo quarto, quando magari abbiamo cominciato a festeggiare prima e abbiamo concesso a Reggio Emilia sia tiro da tre che tiro 2+1 per sperare di girare le sorti del match. Focus chiude un'altra settimana bollente di campagna elettorale con i candidati in studio e le vostre opinioni, naturalmente, via SMS. Con Luigi Bacialli dalle 21.05 in prima serata su Rete Veneta ci saranno Roberto Marcato, Marco Marin, Sergio Berlato, Simone Venturini, Marco Zabotti, Nicolò Martin, Maurizio Bortoletti e Luciano Sturaro. Come dicevo prima, aspettiamo i vostri messaggi. È tutto per quanto riguarda questa edizione di TG Venezia Mestre. Io vi saluto, vi auguro una buona serata. Ci vediamo presto.